sempre messo in evidenza o il problema del peccato, ciò che produce il peccato. E il peccato produce esattamente questo muro, questa barriera che non permette più questa relazione che prima c'era. E il peccato produce un'interruzione di comunicazione. E voglio che ci soffermiamo, fratelli e sorelle, sull'importanza di quel sangue che è stato versato affinché questo muro delle nostre iniquità, questa barriera dei nostri peccati fosse completamente distrutta, demolita. Ed è per il sangue di Cristo Gesù che Dio ha potuto riprendere quello che era nel suo disegno, quella che era nella sua volontà, ha potuto ristabilire una comunione. Siamo stati riconciliati con Dio per mezzo del sangue di Cristo Gesù. Non c'era altro modo, non c'era altro mezzo e non ce n'è tutt'oggi. Non saranno mai le nostre buone opere, non sarà mai la nostra solidarietà, non sarà mai tutta la nostra bontà, quella che l'uomo solitamente ne fa oggetto di vanto. Perché Dio, se ci vede figli, è per mezzo del sangue e ci guarda attraverso del sangue di Cristo Gesù, perché lo ha stabilito come sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. E tutto questo è avvenuto gratuitamente, tutto questo è avvenuto per volontà di Dio, tutto questo è avvenuto perché Dio ha voluto manifestare il suo amore, la sua grazia a tutta l'umanità, perché tutti erano privi della gloria di Dio e tutti possono accedere a questa meravigliosa grazia avendo fede nel sangue di Cristo Gesù. Noi col perdono siamo stati svestiti di questi abiti sudici, siamo stati ripuliti da tutte le nostre iniquità attraverso il perdono che abbiamo ricevuto per mezzo e solo esclusivamente per mezzo del sangue di Cristo Gesù. Siamo stati svestiti di quegli abiti puzzolenti. Cristo, dice la parola di Dio, si è fatto povero per arricchirci. Cristo è venuto, ha dato la sua vita fino all'ultima goccia del suo sangue